Amici di Inter, fan TV, cuori forti, nerazzurri, campioni d'Italia, cercherò di urlare perché c'è un po' di vento, ma volevo fare un po' un video breve su quella che è una possibile lista UEFA al momento, anche per capire, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, i vari ruoli. Vi saluto intanto, come vedete alle mie spalle, dal Pizzomunno di Vieste, e tra un po' tornerò a Milano, riprenderanno anche i live settimana prossima per la precisione, ma mercoledì grande giornata di presentazione Marotta e Inzaghi a San Siro, e quindi mercoledì sera Intermercato con i nostri ospiti per commentare tutte quelle che saranno le parole di inizio stagione. L'8 giovedì si parte, e allora andiamo a vedere come si può partire una possibile lista con... Finalmente, ma non è detto, ci potrebbero essere 25 giocatori anche in Champions, escluso i giovani, quindi gli under, la lista B, ma con i 4 cresciuti del vivaio, che al momento sarebbero, come vedete nella foto, 2 portieri, Radu e Cordaz, con Radu che però non è ancora certo di restare, poi Di Marco e Pinamonti. Però anche per Pinamonti vale lo stesso discorso di Radu, cioè dipenderà un po' dalle offerte. Tra l'altro l'agente di Pinamonti è lo stesso Raiola, che in questo momento sta cercando di trovare soluzioni per quanto riguarda la trattativa che al momento non c'è, ma ci sarà nelle prossime ore tra Inter e PSV Eindhoven per Denzel Dumfries. Quindi l'Inter si giocherà le sue carte dopo però aver in un primo momento avuto la preferenza del giocatore, come dicevo nel video di ieri. Questa almeno è la strategia, quindi niente di facile, niente di fatto, ma possibile, Dumfries possibile. Torniamo alla lista, portiere Handanovic, perché gli altri due verrebbero dai 4 cresciuti nel vivaio al momento, Radu e Cordaz. Difensori, 6 difensori, come l'anno scorso, Skriniar, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, quindi restano 6 e siamo a 7, un portiere e 6 difensori, gli altri due portieri nella lista vivaio. Esterni ne mettiamo 3, considerando che il quarto viene anche lui dal vivaio di Marco e che D'Ambrosio stesso, Kolarov, possono anche giocare sugli esterni. Quindi chi sono i 3? Uno è il Mister X, che deve sostituire Hakimi. Mettiamo quindi al momento Dumfries in cima alla lista dei preferiti, ma ci sono tanti altri nomi che abbiamo detto, soprattutto Bellerin, Zappacosta, Florenzi, ma al momento mettiamo Dumfries come piano A+, o A++, come volete. Poi, altro esterno, al momento Perisic a sinistra, e anche qui però non è sicuro di restare, dipenderà dalle offerte, e se parte ovviamente verrà sostituito. Terzo esterno, Darmian, il quarto abbiamo detto dalla lista del vivaio. E quindi con gli esterni saliamo, un portiere, 6 difensori, li vedete nella foto, e siamo a 7, 3 esterni e sono 10. Poi andiamo a 17 con i 7 del centrocampo, ve ne ho parlato nel focus di ieri, quindi Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Vesino, Sensi, Gagliardini e Agumè. Il giovane Agumè lista Champions perché ha fatto solo un anno nell'Inter, e anche se è under 21, classe 2002, non può andare in lista B. Per andare in lista B, se sei under 21, quest'anno i ragazzi dal 2000 in poi in Europa, per la Serie A un anno in più, devi però aver fatto almeno 2 anni nel vivaio. Agumè ne ha fatto solo uno, un anno nella squadra, no? 2 anni nella squadra, non nel vivaio per forza. Agumè, attenzione, perché se fai i prossimi 2 anni nell'Inter, fai in tempo ad essere un giocatore eleggibile per la lista vivaio per tutta la carriera. Quindi Agumè, classe 2002, lo mettiamo come 7° e siamo arrivati quindi a 17. 4 punte e arriviamo a 21, ovviamente la Lula, Lukaku, Lautaro. Per Lautaro bisognerà rivedere il contratto, ha segnato anche in Coppa America il 2-0, 3-0 alla fine con la punizione di Messi, il primo di De Paul, Argentina-Ecuador, quindi Argentina-Colombia per quanto riguarda la semifinale. Lautaro, anche Sanchez terzo, e come quarto mettiamo Salcedo.
perché Salcedo vale lo stesso discorso di Agumè. Ha fatto un solo anno nell'Inter, quindi c'è bisogno di due per entrare nella lista B da Under 21, c'è bisogno di altri due anni per lui, e anche lui fa in tempo, perché è nato nella seconda parte dell'anno e quindi farà i 21 anni, classe 2001, nel 2022, e quindi nella stagione 2022-23, e farebbe in tempo ad entrare, se farà i prossimi due anni nell'Inter, per tutta la carriera come giovane cresciuto nel vivaio. Al momento no, e quindi lo mettiamo con Lukaku, Lautaro e Sanchez, quarto nome per gli attaccanti. E siamo a 21, più i 4 del vivaio, Radu, Cordaz, Di Marco, Pinamonti, e siamo quindi a 25, più ovviamente i giovani che hanno fatto almeno due anni nel vivaio, gli under 21, per andare a aggiungere nomi. Poi ovviamente ci saranno dei cambiamenti fino al 31 agosto, però al momento questa è la lista. E se facciamo degli esempi, l'Inter cede Radu e al suo posto arriva Sepe. Sepe va a inserirsi nella lista principale, quindi in quel caso i nomi sarebbero uno in più, perché la lista che vi ho elencato è completa, non si possono superare i 21, e poi tra i 21 devono essere 17 di base più almeno 4 cresciuti in un vivaio italiano, ma di quelli l'Inter li ha: D'Ambrosio, Gagliardini, Sensi, Barella. Da questo punto di vista non ci sono problemi, Ranocchia stesso. Quindi se va l'Inter a mettere un altro portiere nella lista principale al posto di Radu, deve uscire un altro di quelli che ho detto. Per esempio potrebbe uscire uno tra Agumè e Salcedo, che però restando poi nella rosa dell'Inter dovrebbe rinunciare alla Champions League. Quindi questo è il gioco degli incastri, però l'Inter è messa meglio degli altri anni, perché ripeto, soprattutto se restano Di Marco, Radu, Cordaz sicuro e Pinamonti, arriverebbe a 25. Perché dico anche per Di Marco? Ecco, detto di Pinamonti che è sul mercato, di Radu che è una possibilità, Cordaz resta sicuro, non ho detto di Marco, perché Di Marco ha diversi corteggiatori, però l'Inter lo cede solo se arriva un'offerta seria, un'offerta da almeno 10 milioni. Al momento sia il Torino con Juric che è interessato, sia altre squadre, potrebbe aggiungersi la Roma nelle ultime ore per aver perso Spinazzola, non sembrano poter arrivare a quella cifra. Quindi Di Marco ha buone possibilità di restare, per la mia felicità e credo anche vostra, da quello che ho letto nei commenti, perché è un giocatore che secondo me viene un po' troppo sottovalutato. Quindi riepilogo anche un po' il programma dei prossimi giorni per quanto riguarda l'Inter. Il 7, presentazione dalle 13, la condivideremo nella sezione community, la conferenza di Marotta con Simone Inzaghi. L'8 parte la stagione da Piano Gentile, ovviamente con chi c'è, perché ci sono giocatori ancora impegnati, Barella e Bastoni in primis con l'Italia, ma anche Lautaro con l'Argentina, e poi le vacanze, le 3 settimane dopo 2 stagioni quasi di fila, e quindi 3 settimane, tanti arriveranno a fine luglio, durante il mese di luglio. Qualcuno già prima della tournée americana, la prima amichevole sarà con il Lugano il 17 di luglio, sabato, e magari la seguiremo anche con un Forza Ragazzi speciale. Poi il 22 la partenza per gli Stati Uniti, il 12 dovrebbe essere il giorno della presentazione della nuova maglia, anche con il nuovo sponsor che abbiamo detto dovrebbe essere americano, dal settore tecnologico. Il 25 Arsenal-Inter in Florida, la Florida Cup. Il 28 altro appuntamento negli Stati Uniti con la vincente tra Everton e Millonarios, il club colombiano. Poi a fine luglio, dopo 8-9 giorni, il ritorno in Italia, e nel mese di agosto un'amichevole già stabilita con l'Atletico Madrid domenica 8, ce ne potrebbe essere anche un'altra nei giorni precedenti, sicuramente ce ne sarà un'altra il 14 o 15, e sarà la prova generale per il campionato che inizia il 21 e 22 di agosto. Non ci sarà lo spezzatino totale, quindi restano 3 partite alle 15 di domenica. Mercoledì 14 diretta speciale anche per i calendari, che quest'anno nascono prima del solito. C'è solo da capire il caso Salernitana, entro mercoledì si saprà se il nuovo trust, cioè
la persona esterna, la Salernitana, che poi dovrà trovare il compratore entro 6 mesi, sarà accettato dalla FIGC oppure no, se rispetterà tutti i parametri, altrimenti ripescaggio dove parteciperanno tutte con i criteri, 50% i punti in classifica, 25% il pubblico dal 2014 al 2019 e poi l'altro 25% anche la storia del club, quindi può sperare un po' anche il Parma, Cittadella, ma il Benevento è la favorita per questi criteri. Ditemi che ne pensate sugli incastri della lista UEFA negli altri settori, se non è, abbiamo detto ieri, il centrocampo tra esterni e attacco, che ragionamenti fareste sui giocatori ancora in bilico, per esempio soprattutto Pinamonti, lo terreste oppure no, e Perisic lo terreste oppure no? Ho dato per scontato in uscita João Mario, Nainggolan e Vidal. João Mario e Nainggolan, come ho detto ieri, potrebbero già essere le prossime ore, la prossima settimana, quella decisiva. Il Benfica che si avvierà in una battaglia probabilmente legale, però ho detto già ieri che la UEFA, così come la FIFA, non vuole questo tipo di clausole dove si proibisce una concorrenza libera. Ha già multato il Paris Saint-Germain per esempio per l'operazione Icardi o anche con Benatia, ci sono dei precedenti che fanno giurisprudenza, quindi difficilmente lo Sporting Lisbona potrebbe appellarsi a questa regola. Se vuole, deve pareggiare l'offerta da 7 milioni e mezzo a 8 milioni del Benfica. Nainggolan con una piccola buonuscita al Cagliari, invece per Vidal ci sarà ancora da lavorare per capire come accontentare il giocatore, anche squadre che devono presentarsi per una possibile offerta. Spero che anche senza microfono, un po' urlando, cercate di essere comprensivi, ma anche il rumore del vento e del mare può essere bello, l'importante è che si senta un po' tutto. Grazie a tutti da Vieste, volevo fare anche un video visto che sono gli ultimi giorni in questo periodo e ne ho fatto solo uno dal mare, anche un video da qui, soprattutto da quest'altra parte della spiaggia con il Pizzomunno, vi faccio vedere anche un po' di mare e vi saluto, vi rimando agli appuntamenti con lunedì, martedì qui sul canale per tutta l'attualità nerazzurra e soprattutto mercoledì sera 23:30 per i commenti con i nostri ospiti della conferenza di inizio stagione Marotta e Simone Inzaghi, che si presenta al pubblico interista. Ciao e sempre forza Inter, iscrivetevi al canale perché quando ripartiranno la settimana prossima i live quotidiani ci sarà bisogno per partecipare alla chat dell'iscrizione, quindi è gratuita, iscrivetevi, ciao ciao e sempre forza Inter, ciao.